Buonasera a tutti ragazzi, sono Anto Show e come sempre in questo video ti vado a mostrare i mazzi più belli, più forti, più straordinari, più incredibili di Yu-Gi-Oh! Sia che stai cominciando, sia che stai ricominciando, sia che stai potenziando la tua carriera. Non che negli altri video andiamo a fare diversamente dopo tutto, ci sono centinaia e centinaia, se non migliaia, sì, siamo quasi a 3000 vid sul nostro canale in cui andiamo con un nurturing molto aggressivo a far vedere come puoi fare in grande in Yu-Gi-Oh! Soprattutto se guardi il video. Infatti, se qualcuno non mi conosce, io qui mi occupo di dare suggestioni, interpretazioni, ma soprattutto servizi done for you per aiutare le persone che vogliono giocare a Yu-Gi-Oh! In maniera seria, decisa e che non vogliono prendere per il culo nessuno. Cioè, sono qui perché cazzo vogliono essere i migliori. Allora lo facciamo vedere anche noi oggi, come sempre, in questo video su Yu-Gi-Oh! Omega, in cui andiamo a mostrare il purpurri, il gota, l'olimpo dei mazzi più interessanti e più belli di questo dannatissimo gioco, soprattutto in questo periodo post-banned listing. C'è sempre il famoso assestamento, no? Sembra che quel mazzo vada bene, quel mazzo vada male. No, semplicemente quel mazzo, possono dire la propria. È la nostra filosofia principale, precipua, è ciò che dimostriamo coerentemente e indicativamente sul campo ogni giorno. Anche se adesso i video non li stiamo producendo più ogni giorno perché fa niente, ci possiamo anche tranquillamente riposare, tanto la super qualità rimane eccelsa, quindi sono bellissimi quando una volta ogni tanto, o comunque quando cavolo ci pare, perché no? Insomma, iscriviti, clicca sulla campanellina se ancora non l'hai fatto, credo proprio che ci siano tutti i caratteri, no? Ci siano tutte le specifiche per farlo. Ho anche settato bene le aspettative, mi dicono che sia la cosa sempre migliore da fare, soprattutto nei primi minuti di video, allora andiamo. Soprattutto andiamo in campo a mostrare che noi siamo, come sempre, i migliori! Ok, quest'oggi iniziamo con un super mazzo che è un po' passato fuori dai radar, tanti dicono che non valga più nulla, benissimo, e allora noi lo andiamo a mostrare per com'è, ossia per essere una fottutissima e super macchina da guerra. Di cosa sto parlando? Andiamolo a vedere bene, andiamolo ad inquadrare, perché no? Eccolo qui. Lo so, è passato un po' di tempo dal 2020, ma la Dinanzi Creator è rimasto ancora fottutissimamente forte. E perché le persone dicono di no? Semplicemente perché non l'hanno costruito come lo costruisce Anto Show. Andiamo a vedere un po' che cosa va a succedere. Allora, siamo come sempre, per l'appunto, contro mazzi fortissimi. Abbiamo messo di normal il nostro analista, l'avversario ce lo va a stoppare di impermanenza infinita, quindi andiamo a settare. Benissimo, passiamo il turno. Passiamo il turno senza alcun problema, perché no? Ecco che l'avversario inizia con un Kashtira. Kashtira anche dopo la fine della banned list nuova di giugno 2023 è rimasto molto molto forte. Nessun problema, Vrysoth, quindi va a settare. Bene, vedete, abbiamo semplicemente sparato l'ascio. Non è molto come si comincia, ma è come i cavalli si vanno a vedere all'arrivo. Ricorda sempre questa importantissima regola. Quindi, ecco, la seconda impermanenza infinita, benissimo, quindi utilizziamo l'effetto di analista. Sapete benissimo come funzionano gli Adamanzi Petron, se qualcuno non se lo ricorda, lo andiamo a ricordare. Nel momento in cui gli avversari controllano mostri, possiamo evocare specialmente queste carte dalla mano, ma soprattutto durante l'MP andiamo in dissotterramento delle prime 5 carte del deck, e se lo facciamo specialiamo un roccio ad un tuner di livello 4 inferiore, mettiamo le carte in qualsiasi ordine, ragazzi. Quindi tutto questo ci va a portare ad un nurturing spietato del nostro fund, andando ad espandere tutti i mostri che ne abbiamo sul terreno. Tanta roba, no? Se ci andiamo a pensare, è tanta tanta roba. Andiamo a vedere come si va a continuare. Cioè, quindi abbiamo dissotterrato il nostro Pokimeru e andiamo quindi a fare, eccolo qui, granito valoroso, due mostri di livello 4, ci serve sostanzialmente per andare a staccare un materiale per aggiungere una roccia, e quindi abbiamo aggiunto lo startino principale del deck, l'irremovibilatrice e ricercatrice. Tutti i mostri ad Emancipator si vanno a comporre sempre della stessa mossa, ma soprattutto, come vedete, fanno tanto panico sul terreno perché mettono tanti pupazzetti in sequenza per specialare in maniera molto meno che graduale, creare un casino sul terreno. Effetto, ancora vedete, distruttiamo le prime 5, andiamo a mettere un mostro roccia sul terreno, quindi a quel punto ancora Kokimeru che ci permette di aggiungere un altro mostro di quella roccia. Oh, sovraccarico Kokimeru, uno dei nuovissimi forti, anche esteticamente parlando molto molto carini, no? Molto molto belli. Quindi andiamo anche DJ ad alzare la musica perché la tensione sta aumentando. Questi sono tutti i mostri di livello 4 roccia sul terreno che ci aiutano a entrare nei Monsters boss più forti, sia a livello di grigioni, sia a livello di rank.
giusto. Prendete popcorn perché tra un po' diamo il via alle danze. Ed ecco qui il nostro primo boss sul terreno. Rapacite, andiamo a disotterrare sempre, ma durante il turno dell'avversario, questo che ci interessa, questo attimo quick, andiamo a bersagliare una carta nel grave, la bagniamo ed è tanta roba, soprattutto se in combo pastosa con gli altri suoi colleghi. Quindi ancora effetto, andiamo a disotterrare. Vedete, il bello di Adamantipeter è che ogni signore che metti sul terreno va a disotterrarti altri guys direttamente dalla cima del mazzo e li va ad evocare, quindi sostanzialmente il tuo turno è infinito, anche se l'avversario ci va a bloccare. Ci hanno piantato due impermanenze infinite, eh? Vorrei solamente dire questo. Possiamo dirlo? Allora andiamolo a dire, ragazzi, tranquillamente. Vai, 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 giochiamocela, bene. Quindi rientra ancora, ecco, il nostro altro amico roccia qui, il signorino. Eccolo qui, la nostra roccia blu, la draghite, che ci permette addirittura di prendere una carta, scegliere come bersaglio sincrono, abbiamo nel cimitero, lo facciamo entrare nell'extra deck, e questo ci consente di entrare in altri mostri di extra, e qui, e beh, l'aria comincia a diventare molto più elettrica, perché, eccolo qui, Changing, per ogni carta bannata, lui si pompa di 100, sta per essere destroyata da Effect, possiamo invece bannare una da Grave, se non più carte bandite, vengono mandate via direttamente. Possiamo andare a bandire una carta ciascuna dal terreno e dal cimitero dell'avversario. Soprattutto un bel mostro ciattolone, ragazzi, andiamolo a vedere. Beh, 3000 e 3000, cos'altro andare a dire? Beh, 2200 2800, cominciamo ad avere un parziale sul terreno di quasi. Oh, eccolo qui ancora Draghito, un altro super boss. Con l'effetto andiamo di nuovo a bersagliare, non andando in target, dei mostri sul terreno, e quindi pieno rebounce, li rimandiamo pari delle carte che noi abbiamo dissotterrato dal nostro deck sopra all'avversario. Vabbè ragazzi, che dire, cioè, se non va bene questo, beh, io onestamente non so che cosa andare a dire. Io direi semplicemente che il campo ha parlato. Ipse dixit, e allora let's go con questo super mazzo ad Amazipator, che in Battleface può andare a far fuori l'avversario. Sì, direi che come riscaldamento ci può stare, ragazzi, come vedi il mazzo Adamant va a dare ancora ottimamente un bellissimo esame di maturità, un'ottima prova, e ci va a dimostrare come sempre che i mazzi, se vengono ben costruiti, possono essere i nostri signori dorati, non solo come book. Sotto trovi tutti i nostri contatti, iscriviti, clicca sulla campanellina, ma soprattutto vai a ricordare che noi abbiamo, come lo colgo subito perché tante persone di solito ce lo chiedono, un servizio in cui noi ti possiamo fornire deck e carte. Abbiamo tanti servizi da un po' più per le persone che vogliono supportare il canale. Se vuoi rifornirti dei nostri mazzi di team, come il bellissimo Adamantipeter che hai visto, guarda sotto in descrizione, contattaci nelle varie piattaforme che ti piacciono e noi ti mandiamo praticamente tutti i deck che vuoi. Diamo nei raccoglitori tutte le carte singole. Ovviamente, ragazzi, questo è un servizio per persone che se lo possono permettere, cioè è un servizio di bundle che offre in pacchettizzazione non solo carte, ma anche un allenatore dedicato che offre un gruppo di supporto, che offre un da for you, noi facciamo il lavoro al posto tuo, quindi mi raccomando, vengano solamente le persone che non vogliono farci perdere tempo. Il secondo mazzo che ti mostro oggi, ragazzi, è sempre lui, finalmente, ecco, andiamolo a riconoscere, sì, applauso, va bene, come a San Siro, quando indicano il nome di Inzaghi, anche se io preferisco di più Mourinho alla Roma, però, ragazzi, sono gusti, assolutamente, è chiaro che tutti siamo d'accordo sul mitico, bellissimo fotonico che oggi ti faccio rivedere, ancora nella versione migliore, prorotta e più propulsiva per l'avversario. Chiaramente, come stavamo dicendo prima, liste, consulti su questo mazzo, sempre tutti nel nostro gruppo dei campioni over, guarda sotto in descrizione, contattaci ai social, cioè, vale anche per le liste, attenzione, non si pensi che noi siamo lì con 100 milioni di richieste che abbiamo al giorno sui vari social, beh, sarebbe anche un po' difficile, ma non è difficile per l'avversario far fuori il nostro mazzo fotonico nella sua mente, in verità non lo è assolutamente. Benissimo, è chiamato dalla tomba, lui vuole utilizzare addirittura, beh, questo ci avrebbe dato neanche troppo fastidio, però comunque sempre andare a settare le aspettative anche per il nostro Oppo con carte di rimozione e negate di effetto, se vanno a dargli un po' di pressure psychological potrebbe andare bene. Ok, entra Photon Thresher perché non controlliamo mostri, quindi lo possiamo specialare questa ultimate, ragazzi, da roba veramente incredibile. Quindi effetto dell'orbitale fotonico, si va ad equipare direttamente ad un fotonico che è sul terreno, effetto va al cimitero, ci va ad aggiungere un mostro fotonico nella mano, quindi entra il vaporizzatore. Questi devono essere visti, ragazzi, devono essere
dobbiamo assolutamente complimentarci, perché dopo tanti anni fanno il panico. Davvero, ragazzi, vaporizzatore effetto. Ci aggiungo un altro supporto fotonico, e quindi chi è con il suo bellissimo Verve Illumina San Siro, la scala di Yu-Gi-Oh! Drago fotonico, occhi galattici, pronta a rientrare sul nostro terreno. Ma calma, baratto, andiamo a scartare drago fotonico. Ovviamente sapete benissimo come va a funzionare il Galaxy Eyes, no? Tanto riciclo, un po' Steel Blue Eyes di mostri, per andare a imporre sul terreno un esercito alla Waterloo di tanti rank Seeds, soprattutto spazialmente potenti. Quindi andiamo a mettere quello nella nostra mano. Quindi poi entra il drago fotonico, occhi galattici, no, senza occhi, attenzione, vedo che tanti lo chiamano così in fumetteria, non è assolutamente in questo modo, ma è drago fotonico galattico, uno dei nuovi appena arrivati, che soprattutto ci fa aggiungere ancora ciò che ci serve nella mano. Quindi andiamo a prendere centinaio, effetto di centinaio, andiamo a mandare al cimitero l'imperatore. Guardate come si muove bene il mazzo, guardate gli ingranaggi ben oliati e ben congegnati, come sono performanti ed efficienti. Effetto di imperatore è andato al cimitero, si rispecciola sul terreno, livello 8 tra l'altro, e quindi anche Transgalattica ci fa tornare sul terreno, e il drago fotonico occhi galattici e soprattutto Afterglow direttamente dal mazzo. E tutto questo a cosa serve? Ce lo siamo persi, ma ve lo spiego, per andare a mettere intanto un bel rank 8 numero 90, signore fotonico occhi galattici. Ragazzi, questa è una carta che costa, questo vedo ancora, c'è un mito su questa carta, lo so, è fortissima, lo so, l'anime ce l'ha inculcata nella testa, ma giustamente Konami che non è stupida, o meglio il mercato che non è stupido, perché ricordiamo che la Konami furbamente non va a dare delle precisissime analisi a livello di saldo delle carte. Questa carta è preziosa, questa carta è rara, questa carta è solamente secret, questa carta è short print. Ragazzi, questa carta costa, o bene o male scendiamo a patti con questa amara, me ne rendo conto, constatazione, oppure è un problema. Comunque non dovete andare a rompere le scatole poi ad Anto Show sperando che i ragazzi del suo team ve la diano gratis oppure 10 euro, perché è cascata assolutamente male. Ecco che entra sul terreno e che ci dà un grandissimo effetto, ragazzi. Tra l'altro c'è un effetto ancora più forte, va a negare Once e soprattutto Adda. Quindi che cosa andare a dire? Vedete, l'avversario voleva andare ad utilizzare Diagramma Lamenti Castira. Stacchiamo, neghiamo tranquillamente. Con l'effetto andiamo anche a riprenderci l'orbitale fotonico nella mano. Effetto di Afterglow, andato al cimitero, ci va ad evocare Drago Fotonico Occhi Galattici. La firma lui, Top Gun, questo scudetto. Magari, cioè, ci hanno fatto attendere 12 anni, mi sa che ne attenderemo altri 12. Quindi, parlando di calcio, andiamo a dare un calcio negli Zebedei con l'orbitale fotonico ancora equipato bene e soprattutto in attesa di sprigionare il suo ottimo effetto. Beh, direi che è un ottimo board, ragazzi. Appena l'avversario pesca in DP, addirittura ci vuole andare ad utilizzare Ash per bloccare l'adding del numero 90. E utilizziamo la Trasgrimming. Ci riuscirò, ragazzi? No, non ci riesco, non fa niente. È lei che deve imporsi a me, ma io mi impongo a lei. Gli cambio nome, benissimo. Andiamo ad utilizzare l'attack Ionic Transmigration. Vedete? Oh, le cose sotto un altro punto di vista assumono sempre un'altra forma. Perché no? Perché è più difficile. Una controtrappola alla trasmigrazione assolutamente forte, perché controllando un occhi galattici, ragazzi, mamma mia, andiamo a negare e addirittura andiamo a rimischiare nel deck le carte annullate. Se vogliamo anche della stessa chain, tanta roba, veramente tanta roba. E questo perché? Perché il mazzo fotonico occhi galattici, che soprattutto buildano gli over, cui la lista è introvabile in giro perché non siamo come i primi scappati di casa che danno le liste copiate su internet. Com'è la lista di Anto Show? Come sono le liste di Anto Show? Come sono? Vai, vai, vai. Bravo, ottimo, sono dannatamente over, come è chiaro che sia. Benissimo, negazione di Ash. E tra l'altro andiamo a riprendere ancora il nostro supporto, ma l'avversario vuole andare a supportare la sua strategia con Bryzoth, che gli ha da un mostro Castira, va ad entrare Ferrir, quindi utilizza dalla mano sino Scarecrow per andare a bannare e a estendere il suo terreno. Vedete ancora, negazione importante del nostro segno fotonico. Noi abbiamo attivato un effetto, quindi Ferrir si va a triggerare per il banning del nostro amico Solfler, ma non c'è problema, rievochiamo Drago Fotonico Occhi Galattici. Certo, è stato negato Solfler, ma ecco che si attiva, eccolo qui, Centinaio Galattico. Vi dico quello che è successo. Se Drago Fotonico Occhi Galattici viene evocato specialmente sul terreno, possiamo lucare l'extra deck dell'avversario e o banniamo una carta da esso, oppure evochiamo specialmente un mostro numero da esso sul terreno. Andiamo ad evocare Diablosis. Sì, ragazzi, questa carta è stata bannata. Questo perché questo video viene registrato prima della data in cui entrano in vigore le nuove regole. Soprattutto, questo video viene registrato contro un Castira Full Power.
Cioè, andiamo anche a dire, cioè, è un vanto il fatto che ci sia della Diablosis nell'extra deck dell'avversario, perché ciò significa che cazzo stiamo giocando contro un mazzo che non è, può giocarsela ad armi pari, anzi sulla carta è anche più forte del nostro. Ai 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 ai, ma infatti non era più forte Kashtira di noi? Sempre lo stesso discorso, forse è più forte delle build mal costruite del fotonico. Ma quelle che va ad imporre Antoshow all'utenza, no, 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 molto molto diversa. E non lo dice Antoshow, per dimostrarti che non dico cazzate, andiamo in campo appositamente, quindi bene, molto molto bene l'avversario va ad aggiungere. Guardate comunque quanto va a lavorare Kashtira, sempre fortissimo, nulla da togliere al mitico mazzo degli Kshatriya. Entra quindi Rysart, effetto va a bannare Kashtira Teosi, per poi andare a mandare nello Stige immerso di Teti tre carte nostre coperte, quindi effetto di Kashtira Teosi va a far tornare nell'extra deck un... che cosa aveva fatto tornare? Un'altra Shangri-La aveva, non mi interessa, anche perché Shangri-La era sul terreno. Ragazzi, uno non si può ricordare tutto, bisogna solo ricordarsi di vincere, Dio. In fin dei conti, permettete, così come noi dobbiamo permettere che entri il tuo Xizone sul terreno, che utilizzando l'effetto si va a beccare sui denti tranquillamente Ash, perché voleva andare ad Evocon sammonare in maniera speciale un mostro Kshatriya direttamente dal mazzo. Benissimo, ecco Ash, quindi però ha utilizzato l'effetto, ricordiamo, quindi Rysart si va ad attivare per andarci a zappare una carta, era scontata mi pare, quindi fortunatamente anche meglio. Effetto di orbitale fotonico, vado orbitale fotonico al cimitero, vado a riprendere in questo caso lo startino, la mitica Galaxy Wizard, incredibile ragazzi, bello 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 come sempre questo mazzo. Guardate il terreno, guardate a parità numerica sul terreno chi è in vantaggio, e beh, di possesso palla ne abbiamo molto più. E quindi rimandiamo, ecco che entra Galaxy, effetto, andiamo a tributare ed aggiungiamo una carta fotonico sul terreno, o meglio nella mano, perché sul terreno andremo a mettere Cypher Dragon di Galactic, stacchiamo, irrubiamo, negando negli effetti un pupazzetto all'avversario, ed ora che cosa dire? Ma semplicemente su di lui andiamo a fare Cypher X Dragon di Galactic. Tanta roba, eh! Questa è tanta roba, ragazzi, Bene, bene, bene! Perché la combo con il Cypher è molto forte? Semplicemente perché andiamo a convertire un monster che magari è l'avversario per il quale ha anche gettato lacrime e sangue in evocazione in un nostro soldatino che risponda alle nostre veci. Tanta roba, Occhi Galattici, ragazzi, lo so, lo so, lo so. Quindi rientrano sul terreno, tra l'altro, anche altri nostri due guys fotonici, e quindi rientra sul terreno come se servisse il nostro Xizone Starlige. Possiamo attaccare solamente con Cypher Dragon Galattici, ma a questo punto nel turno dell'avversario non solo Starlige utilizza l'effetto, ma in Chinchu andiamo con numero 90 che attiva l'effetto, quindi solo andiamo a rievocare Drago Fotonico Occhi Galattici, ma che aggiungiamo, ragazzi, scusate se è poco, ragazzi, scusate se è poco, l'avversario mette Ferrir come se servisse, va a utilizzare comunque l'effetto, quindi bravissimo, il gol della bandiera lo va ad attivare, assolutamente, ci va a distruggere il nostro numero 90, va quindi a inserire, il gioco comincia a registrare, visti che ci sono tanti mostri sul terreno degli alterchi, ma la partita è assolutamente finita, anche perché andiamo a mettere di nuovo Drago Occhi Galattici. L'avversario però mi riutilizza Ash, ragazzi, a livello di negazione, e anche se era divertito, alla grande, non contiamo le carte che sono state bannate, tra l'altro anche con lo scolidore, però signori, il campo va a parlare in maniera netta, con tanta superiorità numerica. Entrano sul terreno ancora gli altri mostri di Solfler e attacchiamo, ed è molto molto giusto che vada a terminare la partita il mitico Cypher Drago, che ci ha dato quel punto esclamativo incredibile. Tanta roba l'Occhi Galattici, ragazzi, ma il bello di questo mazzo è che lo possiamo veramente interpolare con tantissimi mostri o tantissime deck building, ma proprio per questo non dobbiamo cadere nel tranello che urge dagli avelli più malfidati del gioco. Non dovete pensare che siccome il mazzo fotonico si può essere utilizzato in tante salse, addirittura c'era quella costruzione incredibile addirittura con i mech, che era molto intelligente perché permetteva di andare a strappare un potere per niente insufficiente ai signori mech cavalieri, che era quello dell'Evocon speciale direttamente nella colonna, c'era quella combo, era intelligente, brillante onestamente, con magari Solfler piuttosto che orbitale, ancora magari mette la trasmigrazione sotto, adesso non c'è anche possibile, ma questo fatto non significa che non dobbiate costruire bene il mazzo, Noi fortunatamente con i nostri studenti abbiamo appositamente servizi Done For You, in cui pensiamo a tutto noi, proprio per questo, perché è un marasma, ragazzi, è da un lato Yu-Gi-Oh! È un santo gioco, perché
c'è tanto dinamismo, ogni mazzo può dire la propria, non sono costretto a spendere 800-900 euro per un mazzo molto forte tra Tide, bla 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 bla, posso anche andare a spendere, grazie a Dio, ad investire in me stesso anche la metà. E assolutamente bene, questo ci piace e mi piace tanto tanto tanto. Però ragazzi, bisogna anche considerare il risvolto della medaglia. Comunque bisogna investire, ma questo ormai è scontato. La nostra utenza, il nostro target, fortunatamente mi sembra che sia entrato in questo meccanismo, che è assolutamente basico all'interno del gioco. Ma soprattutto bisogna ben costruire i mazzi. Un mazzo ben costruito poi a livello di effetto farfalla, a livello di lungo termine, porta tutta una serie di benefici. Ti fa giocare, ti fa divertire, non ti fa quittare il gioco, ma diciamo anche questo, ti fa vincere. Che so che ormai, cioè, ci sono molte persone che sembra si divertano a giocare. Com'è che aveva detto uno l'altro giorno? Ho perso la pazienza. Giocare per ridere. Ci sono persone che sembra si divertano a giocare per essere sconfitti. Bene, ci può stare, assolutamente, possono esservi anche altre priorità nella vita. Noi non ci rivolgiamo a questo tipo di persone. Esattamente come la Lamborghini non si rivolge a utenza che vuole una macchina per andare dal punto A al punto B, noi non ci riferiamo a duellanti che vogliono un mazzo per andare a giocare in oratorio o in piazza, sugli scalini. Quello lasciamolo ai bambini, che pure è una cosa bellissima, ragazzi, però come siete nel punto sbagliato. E voglio terminare questo video, questo appuntamento di oggi, facendovi vedere proprio le carte che aveva in mano l'avversario quando abbiamo utilizzato questo deck. Noi eravamo gli avversari qui, quelli che vedete dall'altra sponda. Vi faccio vedere solo l'avversario cosa aveva in mano, cioè non solo scorridore di main, ma soprattutto sconto ad armi pari di main. Per tutte le persone che dicono che Kashtira adesso non fa più nulla dopo la banlist, eccetera, 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 benissimo, no, vi dimostrerò che non è assolutamente così. Giochiamocela! Allora, abbiamo iniziato mandando al cimitero Re delle Paludi, con cui abbiamo preso la Signore Polimerizzazione. Poi, ancora, con l'effetto di sepoltura sciocca di beni, abbiamo mandato al cimitero Trivikarma, carta veramente molto molto forte, ma vi dimostrerò, ecco, già qualcuno già ha capito, abbiamo preso il mitico Perlereino nella mano, adesso finalmente non costa più così tanto, ed eccoci qua con il Tiaracrima Lamenti. Però Tiaracrima Lamenti con Trivikarma, vabbè, i più intelligenti tra voi già hanno capito che si sta giocando con un mix abbastanza diverso, come DDR, ragazzi, primo, secondo, terzo, quarto, e se ne è perso il conto. Lo stesso discorso con il Tiaracrima Lamenti. Il bello di questo mazzo, ciò che non è stato capito anche quando è stato hittato pesantemente dalla bannerlist, è che cazzo può essere giocato questo mazzo, ragazzi, in tantissime modalità, forse molto meglio del fotonico, forse meglio ancora di Kashtira, forse meglio di Samurai super pesante. Cioè qui possiamo utilizzare gli impasti che vogliamo, perché siamo pigri e non vogliamo studiarci nuovi modi di sprigionare l'enorme vessillo di potenza di questo mazzo. Però ragazzi, si può fare di tutto e di più, adesso ve lo dimostrerò. Allora, entra lei andando a mandare al cimitero i signorini, sia Reinhardt, sia soprattutto, ecco, i nostri compagni di Shizu, i limitati, e quindi agito immediatamente, applica l'effetto, anzi utilizziamo ancora l'effetto anche direttamente nella mano, e quel gioco già ce l'ho fatto vedere, del mitico Tiaracrima Lamenti Kashtira, non a caso si chiama Tiaracrima Lamenti, forse per richiamare anche un legame neanche troppo sottotraccia tra Kashtira e il signorino di Aragni, ma non lo so. Bene, comunque entra lui sul terreno andando a mandare tra l'altro al cimitero 3K. Ne mandiamo addirittura altre, sempre di Shailen. Entra Reinhardt sul terreno, ancora si riapplicano, vedete, addirittura 4 effetti. I primi sono chiaramente quelli di Urla Tiaracrima Lamenti, mandata al cimitero ci permette di aggiungere una trappola Tiaracrima Lamenti. Poi si va ad applicare sul terreno sempre Tiaracrima Lamenti Kashtira. Poi entra Reinhardt, che ci permette di mandare una carta di Tiaracrima Lamenti dalla mano al cimitero, e poi Merli al cimitero con il suo effetto di fusione. Tanta roba, vedete, è chiaramente anche difficile da utilizzare come mazzo, sono il primo io a dirlo. Non per questo nei nostri servizi Done For You per i nostri studenti facciamo tutto noi, perché esistono anche questi mazzi complessi, ovviamente fortissimi, ragazzi, che poi danno ancora più soddisfazione, ma per i quali, beh, devi essere anche molto molto preparato. Allora, andiamo! Si gioca, quindi, in catena mandiamo al cimitero ancora altre carte, ed ecco che immediatamente, come se non bastasse, iniziamo con le nostre superbe carte sul terreno. Entra la nostra prima fusion, Rulkalos, incredibile, il nostro quick che fa da addirittura avvertimento solenne, veramente troppa roba. Ma poi entra anche sul terreno
Cale Edward, che non solo mandato al cimitero rientra ripassando dalla finestra, ma è evocata specialmente, permette anche di rimischiare una targetizzata consold da parte del nostro avversario. Guardate come, in men che non si dica, abbiamo riempito il terreno. Roba non da poco, ragazzi. Non da poco per un mazzo che ha praticamente tutto a uno. Cioè, attenzione. Ancora, Berlereino, che ci permette di aggiungere un supporto di Aragrima Lamenti, non solo nel momento in cui noi andiamo a fusionare, ci permette addirittura di distruggere una sul terreno. Ed ecco che entra un, diciamo, un rinforzo dagtimizzato, molto optimized per il nostro deck. Vi dico Graffa Sovrano del Mondo Oscuro, perché è una carta forte questa, non solo perché rappresenta un altro quick di negazione importante in transforming gli effetti dell'avversario, che in sostanza tramuta un potere in un discarding per noi, tra l'altro, poi un 3200 che comunque male non fa, ma una Evocon di materiali di fonditura veramente molto molto forte, una fusione che richiede sì Graffa, ma anche un mostro oscurità, e che può essere, perché no, anche trangugiato da dei sostitutivi, come ad esempio il Re delle Paludi. Tanta tanta roba, come vedi questo mazzo ci può portare veramente molte soluzioni sul nostro terreno, ripeto, in un'epoca in cui ha praticamente tutto ad uno e tutto limitato. La roba, no? Endface, tra l'altro torna Redware, che va a dare anche altra pressione da parte dell'avversario, perché va a mettersi come overlay la prima top del suo mazzo. Chiaramente l'avversario era messo molto molto bene, cioè io ti faccio vedere la mano dell'avversario assolutamente per farti vedere il voglio dire la fortuna che aveva l'avversario. Tanta roba, e allora vogliamo partire? Vogliamo partire DJ? Beh, direi che si può andare, dai, let's go! Quindi fa far entrare Rysart, effetto, manda immediatamente al cimitero. Anche io non avrei utilizzato immediatamente Sconto ad Armi Pari, devo essere sincero, perché prima volevo aspettare le varie negazioni. Quindi Rysart che manda in ban Orco per andare a mettere direttamente a 7 il suo livello, per andarlo poi a stordire con la Spada Sacra delle 7 stelle, per avere una commutazione in risorse. E quindi Graffa, ci ha permesso questo bait molto forzato. Battleface M2 non si è preso lo sconto ad armi pari, ragazzi, eh. Non ha utilizzato lo sconto ad armi pari, e quindi abbiamo attaccato. E abbiamo vinto, effettivamente, sì, diciamolo, potrebbe essere considerato un troll come partita. Sotto alcuni punti di vista lo era. La verità è che non potevo utilizzare neanche sconto ad armi pari, perché sarebbe stato un... Il mio obiettivo in questo spezzone era farti vedere come il mazzo di Aragrima Lamenti anche oggi può dare veramente i suoi frutti. E il campo ha parlato chiaro: se ti piace Tiaracrima, se ti piace Kashtira, soprattutto in questo periodo in cui tutti vedono il Kashtira come il male toccato dalla banna dell'Istanbul, questa è una soluzione veramente molto molto. Passiamo al prossimo mazzo, ricordandoti sempre che ti devi iscrivere, che devi cliccare sulla campanellina, che mandiamo il nostro bellissimo tizio canale. Ci sono tanti super mazzi che Yover ti fanno vedere tranquillo, qui ti fanno apprezzare la bellezza e l'essenza di Yu-Gi-Oh! Let's go! Questo è il Velociroid bellissimo, che si compone addirittura di supporti dell'acquatrice del tempo, della signora di Aramisir, l'incantatrice, insomma, non archetipicamente parlando, ma semplicemente come extender. Allora andiamo, cavalcatore di grifone vagante, non controllando nessun mostro, possiamo evocare questa carta, e allora la evochiamo tranquillamente, un set che ci piace molto, soprattutto un set che vede un macchina di livello 3, che non controllando nessun mostro, possiamo evocare specialmente questa carta, la evocata normalmente specialmente ci fa aggiungere un Velociroid. Questo è un mazzo abbastanza complesso, e qui siamo veramente, non che gli altri mazzi non fossero belli, oggi abbiamo visto una patina molto molto comoda. Magari la prossima volta andiamo con qualcosa di più aggressivo. Ma ragazzi, sono questi mazzi forti, soprattutto sono questi mazzi di alta qualità professionale a cui siamo abituati. È giusto che il nostro target, soprattutto le persone che vogliono diventare nostri studenti, vadano a vedere come Yover si fa, soprattutto dal punto di vista performativo, perché altrimenti sentiamo male le aspettative, poi si pensa che noi siamo gli ultimi scappati di casa, e questo non va bene. Ok, entra il Velociroid, effetto, ci fa aggiungere il nostro amico qui, guardate quanto è bello, Tacchetto Borg, anche questi sono mossi limitati ad uno, tra l'altro, cioè non è un mazzo full power questo. Entra special con un effetto, va al cimitero, e entra l'autoturbo molto molto forte, che fa guadagnare 800, ma soprattutto un tuner, signori, quindi questo ci fa andare immediatamente dentro. Eccolo, l'altro Velociroid spara l'apice, un checkpoint importante del nostro mazzo. Ci permette di bandire un sincrovento all'Axelec, di prendere un mostro veloce, di nomi diversi, con somma diversa, pari al livello di quel mostro, la persona prende una a casa e lo aggiunge alla tua mano. E addirittura possiamo normalmente un vento in addition alla nostra evocazione. Quindi mandiamo Chambara, andiamo al centro da Ketonborg, quindi ancora effetto. Ecco che entra il dado rossastri occhi, evocato normalmente specialmente, ci fa scegliere come bersaglio un mostro velociroid controllato da noi, dichiariamo un livello tra 1 e 6, e quel mostro diventa di quel livello. E tutto questo, come vedete, propedeutico alle entrate di nuovi extenders sul terreno. Quindi effetto, e gli
diventa di livello 2. Eccolo qui, un altro checkpoint molto bellissimo, eh. Turaccioli sparato ci permette di aggiungere una spell trap velociroid o anche una specialata direttamente dal cimitero di mostri tuner utilizzati per la sincro evocazione, quindi ancora questa stiocchi. Con l'effetto ci permette di aggiungere. Qui si parte, ragazzi. Qui cominciamo, DJ. Eccoci qua, stiamo partendo. Let's go, drago veloce. Alla Chiara, stupendo, bellissimo. Questa è la versione Pendulum, ragazzi. Quindi serve sostanzialmente per l'evocazione. Eccolo, qui è il nostro miglior, bellissimo amico. Drago sincro, alla Chiara, cristallo. E questo, se no, è il massimo che possiamo andare a toccare con mazzi sincro. Sì, c'è il sincro, quello particolare, addirittura con Quick Draw. Ma io preferisco per tanti versi il Velociroid proprio per questo, perché ci permette di avere queste bellezze, questi idoli all'interno del nostro mazzo. Una volta per turno, attivante l'avversario all'effetto di un mostro, certo tanto il damage, è quick, possiamo andare in activation con questo potere fino alla fine del turno. Questa carta è immune, immune agli effetti attivi dei mostri dell'avversario, guadagna attacco pari, attacco originale mostro dell'avversario, quando viene attivata una spell trap o un effetto sempre in effect quick. Possiamo andare in negation di activation e destroyare quella carta. Sincro evocata, questa mandata al cimitero ci permette di aggiungere un vento dal deck alla mano, quindi per andare a vedere. Scusate se è poco, ragazzi, e ci eravamo preservati tranquillamente il droll nella mano, tanta roba, no? Quindi end phase, andavamo a ricominciare tra l'altro con spare elastici. Oh, sempre contro Castira, benissimo. Quindi ecco che entra Ferrir, effetto per andare ad aggiungere l'avversario, ci fa pompare il mostro chiaramente di 2400. Ecco che dal momento che aveva addato abbiamo potuto utilizzare il nostro amico Droll, con cui andavamo ad evitare l'aggiunta di carte, che scala era considerata un'aggiunta. Vai sotto, effetto distruzione immediatamente. Guardate come lo teniamo sotto controllo. Entra quindi l'Astral Curibo sul terreno, Castira Teosi per far entrare Unicorno, quindi va a fare Grande Occhio. Vedete, con l'effetto di Grande Occhio voleva rubare il nostro mostro. Scegli come bersaglio un mostro controllato dall'avversario e prendi nel controllo. Niente, ragazzi, niente assolutamente. E questi sono i nostri mostri, ragazzi, e questi sono i nostri mazzi. Questo è sempre il mondo over, ragazzi. Bisogna ricordarlo, bisogna sempre andarlo a ricordare, soprattutto agli hater che non vogliono tenerlo a mente. Entra Rysart, effetto, va a mandare in banna Castira Teosi per andare a bannare altre tre nostre carte. Tutto questo per andare a mettere sul terreno intelligentemente, diciamo, c'è lo Drago Metallico, copiamo occhi rossi. Perché? Perché ogni volta che noi attivavamo un effetto con questo stronzetto sul terreno, noi avevamo un burn di damaging di ben 500 per ogni effetto. Non faceva nulla che era spell trap un mostro, un burn di 500, tanta roba, no? Quindi ha attaccato spare elastici. La vedete, lui è rimasto indubitabilmente sul terreno, ci piace, no? Questo è molto molto interessante. Ok, andiamo. Quindi ancora ricominciamo. Ecco che va ad entrare il nostro amico qui Fukimodoshi, che ci permette di sotterrare carte e prendere un mostro vento. Quindi manca a farla apposta. Oh, il nuovo quick draw ci sembra in qualche modo, no? Dai Doduke, evochiamo specialmente questa carta andando a bannare una dal cimitero, però utilizziamo tranquillamente l'effetto del Grave, quindi attacchiamo con la Chiara Cristallo, che comunque va ad infliggere i primi danni all'avversario perché non è stato distrutto in battaglia, perché semplicemente non può essere distrutto in battaglia, molto molto forte. Vedi, ancora effetto, vorrebbe andare a prendere il nostro mostro, benissimo, dissimulatore d'effetto, nessun problema. Nascita Castira, vedi, meno 500, comunque a noi meno 500 grazie sempre al bruciacchio che porta il flare, tanta roba. Nemico dei Suke va ad entrare sul nostro terreno, ancora spare elastici, effetto di spare elastici, banniamo e andiamo a prendere addirittura quella tacchetta Omborg. Abbiamo pescato addirittura Ash, ecco che è entrato Sparacuraccioli e va a rientrare. Guardate come riparte, guardate come non finisce mai questo mazzo, davvero, ragazzi, incredibile. Effetto quindi Dendico dei Suke, andiamo a bannare e quindi va a diventare di livello 1, va a far rientrare direttamente dal cimitero Autoturbo. Tutto questo, ragazzi, tutte queste estensioni, ripetiamo, per far rientrare altri mostri importanti dal nostro extra deck. Ancora quindi meno 500 Battleface, attacchiamo, andiamo a distruggere Fiamma, andiamo ad attaccare. Pensavo che si sarebbe applicato l'effetto di potenziamento, invece non è successo. Fa niente, ragazzi, fa niente, si continua senza alcun problema. Battleface attacca con Rysart, quindi meno 500. Andiamo a utilizzare l'effetto su di noi di Ala Cristallo, Ala Chiara per permettere l'immunizzazione da effetti. Infatti l'avversario si guarda bene dall'utilizzo. La partita si muoveva male per l'avversario, quindi rientra sul terreno ancora Dado, che va a tramutare
il livello di un nostro mostro, ecco che rientra un altro estensore importantissimo, l'ultra sicuro, importantissimo, che ci permette di mandare una velociroide dal deck al cimitero. Prendiamo questa carta dal cimitero, scegliamo un velociroide, lo mischiamo nel deck, lo vogliamo specialmente dall'extra deck, un mostro velociroide con lo stesso livello ma con nome diverso. Cioè, guardate come vanno ad incastrarsi veramente molto molto bene. Quindi ancora, ecco che andiamo a far entrare alta velociroide alla chiara pilota, mostro veramente importante, fortissimo, 3500 di pura follia. Andiamo a controllare delle carte dell'avversario sul terreno e le distruggiamo pari al risultato raggiunto da un dado di 6 facce tirato nel momento in cui va ad entrare in attacco. Durante una difesa dell'avversario possiamo offrire come tributo questa carta sul terreno, ne possiamo specialmente fino a due mostri sincro vento di livello 7 con nome diverso l'uno dall'altro da testa. E qui scusate se è poco, ragazzi, scusate se è poco, effetto dal cimitero, ecco che va a rientrare Drago Sincro alla chiara, guardate quanto è bello, ragazzi. Meno 2800 per l'avversario, direttamente in distruzione, e anche qui guardate com'è rimasto solido il nostro deck, guardate veramente quanta roba, quanto veramente questo mazzo abbia in sé, chiaramente a seguito di un ottimo pressione mentale da parte del controllore, tutto il potere che vogliamo per il tanto. Face, non a pescare, adesso il gioco date le tante azioni, anche qui vedete mettiamo veramente a dura prova anche l'hardware del nostro bellissimo Yu-Gi-Oh! Omega, entra Barone dei Fiori finalmente, ancora effetto del nostro amico pilota, soprattutto Barone dei Fiori molto molto potente, che può andare a negare effetti e addirittura a distruggere. Volevamo attaccare ma anche qui purtroppo non c'è stata distruzione, perché ricordiamo Grande Occhio è immune, cioè l'avversario ci aveva piantato un bellissimo boss sul terreno, e rientra Drago Sincro alla chiara finalmente sul nostro terreno e va a negare l'effetto di Grande Occhio. Utilizziamo l'effetto di pilota che va al cimitero, ma l'avversario ce lo va a negare. A questo punto utilizziamo Ash contro Ferrir, utilizza l'effetto Ferrir per andarci a bannare il nostro Drago Sincro alla chiara, non ci riesce, va quindi ad evocare Unicorno, con l'effetto Unicorno va ad aggiungere Cash Tirateosi direttamente nella mano. Tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Parte a entrare ancora Ferrir, va a fare Shangri-La, veramente, signori, guardate quanto la partita è tirata e quante carte veramente ci siano sul terreno, tanta tanta roba. E come l'avversario tranquillamente non si sia arreso, alla faccia di Castira che è stato bannato. Ok, andiamo a far rientrare il nostro amico Terror Trottola, questa, ragazzi, se non la starter principale, entra da Ketonborg, rientra, quindi va a rientrare ancora Autoturbo, rientra Barone dei Fiori per la seconda volta, attacchiamo e distruggiamo di nuovo. Turno dell'avversario, eravamo in late game, vedete l'avversario ha provato a utilizzare Shangri-La, gliel'abbiamo negata, facciamo rientrare Drago Sincro alla chiara, va a mettere a questo punto Ferrir ancora negato, non avendo più carte nella mano, essendo arrivati al dodicesimo turno, guardate a cosa è stato costretto l'avversario, a mettere Ash direttamente sul terreno. Dopo questa io alzo le mani, ti dico che è il momento di iscriversi, di cliccare sulla campanellina, ti dico che ovviamente questi sono i nostri mazzi. Stay over, stay over, stay sempre over, non parlo, come Mourinho. Alzo le mani, ho un aereo da prendere. A domani.